Ivan, finalmente si comincia, possiamo dire, ma a parte i calendari sei rimasto un po' spaventato dal girone in cui è stato inserito il Teramo, perché comunque ci sono squadre di buonissimo livello. Sì, un pochettino si poteva sapere il girone, ed è veramente un girone di ferro, un girone con tante squadre attrezzate per far bene, quindi sarà un girone secondo me molto livellato, quindi bisogna fare subito punti per cercare di ingranare al meglio possibile. Si parte con una lunga trasferta contro una squadra solida che ha cambiato poco rispetto alla passata stagione. Cosa si potrà fare? Ma sicuramente, come hai detto tu, una squadra solida, consolidata, dove ha cambiato qualcosina, ma ha preso altrettanto giocatori importanti, forti, di categoria. È stata la semifinalista dei playoff, quindi stiamo parlando di squadra più forte del girone nostro, sulla carta, nel senso da quello che abbiamo visto l'anno scorso. Sicuramente questo è un altro anno, però è una squadra sicuramente consolidata, quindi non sarà semplice, ma dobbiamo andarci a giocare come abbiamo cercato di fare in tutto questo ritiro. Tanta attesa e poi 4 gare nei primi 11 giorni di campionato, fisicamente servirà a essere già al top. Sì, non è facile, perché essere al top subito e soprattutto, come hai detto tu, tutti questi infrasettimanali non è facile, però ci dobbiamo far trovare pronti assolutamente, perché non possiamo sbagliare. Dopo Bolzano, una prima di fuoco qui al Bonolis contro la San Benedettese, di certo un calendario in avvio parecchio complicato. Sì, infatti subito un'altra squadra, al di là che è un derby per noi, diciamo, quindi una squadra forte, San Benedettese. Poi, come ho detto prima, 6 partite, 4 trasferte, e non è facile sicuramente l'avvio di campionato, però noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Adesso pensiamo a Bolzano e cerchiamo di fare il risultato.